Buongiorno, siamo con l'assessore Campitelli questa mattina alla Sangritana, la sede storica della prima ferrovia, il tracciato più antico d'Italia, per la rivalorizzazione di questo percorso e anche dell'area. Cosa può dirci? Assolutamente, siamo nell'officina storica della Sangritana, quindi il cuore produttivo di Lanciano, simbolo di Lanciano. Qui lavoravano in effetti i migliori meccanici e i migliori menti, c'era un know-how molto molto importante, un know-how apprezzato non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Noi abbiamo accolto con molto entusiasmo il progetto di riqualificazione di parte di questa città, quindi il recupero e la bonifica da amianto, che ha un aspetto fondamentale perché abbiamo un'area che comunque oggi è un'area contaminata, non di pregio, e potrà essere trasformata grazie al contributo della Regione Abruzzo di 300.000 euro, potrà essere trasformata in un'area di pregio e soprattutto in un'area che verrà messa in sicurezza dal punto di vista ambientale. Un'area che verrà poi restituita alla città di Lanciano per portare avanti progetti nobili come quella del Polo Museale, affinché Lanciano possa riacquistare quel ruolo e essere quel punto di riferimento anche a livello nazionale rispetto alla cultura ferroviaria.